Ma ah, guarda qua, c'è uno spiazzettino. Più che altro perché mi gratta anche la testa. Ma ti capita mai dove c'è la presa d'aria che sembra che tipo ti cammina qualcosa sulla testa? Sì? Cazzo, anche a me. C'era veramente un insetto, eh. Non è che mi sembrava e basta che qualcosa camminava. C'era veramente qualcosa che mi camminava nei capelli. Una di quelle cazzo di formichine con le ali. One week later. Azzo, mi è entrato un insetto nel casco. Sì, da quelle cazzo di griglie sopra. Non è la prima volta. Cioè, fans, praticamente da queste cose qua mi entrano gli insetti. Ciao fans, nelle clip che avete visto come introduzione avrete già capito qual è il tema del video. Il tema del video è: nei caschi entrano gli insetti. E voi direte: com'è possibile che nei caschi entrano gli insetti? E in realtà perché gli ingegneri non hanno messo una griglietta o una retina a protezione delle prese d'aria. Quindi la presa d'aria è nient'altro che un foro che dall'esterno va all'interno senza nessun tipo di filtro. Ed essendo anche abbastanza grandi, i fori delle prese d'aria ci entra un po' di tutto. Quindi oggi sono qua per farvi vedere esattamente cosa è successo, per spiegarvi perché è successo e soprattutto per farvi vedere come risolvere il problema, che è la cosa fondamentale poi. Sinceramente avrei voluto vedere questo video prima di comprare il casco, non tanto perché non l'avrei comprato sapendo del problema, ma quantomeno perché avrei risolto prima di iniziare a usarlo e di ritrovarmi più di una volta delle bestie in testa. Ma facciamo un'introduzione generale ai caschi che stiamo usando. I caschi sono questi due qua in alto, sono due HGC Rafa 11, sono il Venom 2 e il Carnage. Sono esattamente lo stesso casco a livello costruttivo, cambia solo la grafica. E li stiamo usando io solo da quest'anno, Luna l'ha usato un po' anche la scorsa stagione. Quindi qualche chilometro l'abbiamo fatto. È molto ben areato, a differenza dei caschi che avevo prima, che erano uno marchiato KTM che dovrebbe essere Shoei e un LS2 che uso da battaglia per fare casa ufficio. Qui le prese d'aria, quando le apri, l'aria entra per davvero. Il problema è che non entra solo l'aria. Comunque, prima di accorgermi che ci fosse veramente un problema, quando apri le prese senti proprio l'aria che arriva in questa posizione. E all'inizio sentivo qualcosa di diverso qualche volta in testa, ma dicevo, boh, magari è cambiata la temperatura, sento l'aria in maniera differente, non so, cioè non avrei mai pensato che c'era qualcosa che mi camminava veramente in testa. Finché quest'anno in Svizzera ho sentito camminare qualcosa di grosso, cioè sentivo proprio palesemente che c'era qualcosa nei capelli. E voi direte, i capelli, vabbè, quei pochi che sono rimasti comunque sentivo qualcosa che ci camminava. Mi sono fermato, ho guardato e c'era una formica con le ali, sapete, cioè abbastanza grande comunque. La tolgo, dico, madò, cioè è impossibile, non volevo pensare che fosse entrata da lì, ho detto, boh. Salgo in moto, faccio un chilometro e mezzo per arrivare in cima al passo, tolgo il casco e questa volta dentro ci trovo un'ape. Cioè un'ape è... Ma avete idea di cosa può succedere se mentre state andando, la formica con le ali ve la trovate magari davanti agli occhi, così vi spaventate, ma se un'ape tipo dovesse entrare da quel foro, vi finisce tra la faccia e la visiera, vi dovesse pungere disgraziatamente in un occhio, cioè è un problema da non sottovalutare. E quindi adesso vi faccio vedere a cosa ho pensato per risolvere. Ma prima di farvelo vedere, siccome fate un sacco di domande su questi caschi, rispetto a quelli che avevo in precedenza, devo dire che sono molto più comodi. L'unica cosa che all'inizio in tanti chiedevate, ed effettivamente non ci davo tanto peso e non mi sembrava fosse così, però in effetti è vero, c'è tanto fruscio del vento. Essendo un casco da pista, non è proprio insonorizzato in maniera eccezionale, ecco. Quindi si sente tanto il fruscio del vento nelle orecchie. E questa cosa qua, se fai un viaggio tanto tanto lungo, dà abbastanza fastidio. Poi, effettivamente, rispetto al KTM e all'LS2, è molto più insonorizzato. L'unica cosa che infastidisce, appunto, è il fruscio del vento. Tutto il resto
è abbastanza ovattato, tant'è che a volte non ti rendi bene conto della velocità, ma il fruscio effettivamente alla lunga è qualcosa di veramente fastidioso. Quindi se pensate possa darvi fastidio, vi consiglio di orientarvi su qualche altra tipologia di casco che magari più da turismo, un po' più silenzioso, ecco. Fatto questo incipit, vi faccio vedere esattamente cosa succedeva e da dove succedeva. Praticamente da questa presa d'aria e questa presa d'aria che si comandano con questa rotellina, ma ho scoperto di recente che anche da queste due prese d'aria sono entrati gli insetti. Le volte che me ne sono accorto io sono convinto siano entrate da quelle in alto, ma smontando il casco per controllare ho visto che anche quelle frontali non hanno niente che separa il fuori dal dentro, quindi sarebbero potuti entrare anche da lì. Vero, i fuori sono più piccoli, quindi magari sarebbero stati insetti più piccoli, ma in ogni caso non è mai piacevole. Comunque adesso giro il casco, prendo l'iPhone e vi faccio vedere dentro come è fatto e soprattutto vi faccio vedere da dove sono entrati e quanto il foro sia proprio una cosa diretta tra fuori e dentro. Se riprendiamo l'interno del casco, vedrete che esattamente lì c'è un foro. Il foro è questo, che c'è esattamente uguale sia da una parte che dall'altra. Se vedete, nel foro c'è una luce e la luce che si vede in realtà è questa torcia. Adesso per farvi vedere che la torcia, vedete che lampeggia. Avendo visto che lampeggia, praticamente quel foro è proprio un'apertura senza nessun tipo di filtro tra il dentro e il fuori. Bene, dopo avervi fatto vedere da dove entravano gli animali, vi spiego anche come risolvere. Ho comprato su AliExpress queste, che sono delle patch che si usano per andare a chiudere i fori nelle zanzariere. E semplicemente sono proprio come se fosse un pezzo di zanzariera con il biadesivo. Il biadesivo è dove ci sono i listelli bianchi. Quindi comprati questi, li taglieremo in 4 quadrati, che poi ci sono già, semplicemente andiamo a ritagliarli e dopodiché andiamo a chiudere i 4 fori che ci sono dentro al casco in modo tale che gli insetti, appunto, se anche dovessero entrare nei buchi e ci entreranno, quantomeno si fermeranno lì. Mi sorge adesso il dubbio poi di come fare a levarli, visto che rimarranno in trappola e poi marciranno. Mi sa che tipo una volta ogni tanto bisognerà smontare le grigliette e andare a pulire. Vabbè, sempre meglio pulire che avere gli insetti in testa. Ovviamente prima di fare il lavoro ho alzato la calotta interna al casco, così, in modo tale da arrivare meglio ai fori. Moments later. Comunque vedete, praticamente ho sigillato tutti e 4 i fori con queste retine da zanzariera, in modo tale che comunque l'aria passi, ma non passi nient'altro. Così sia da questi due fori che da queste due prese d'aria posso far entrare solo l'aria. Bene, dopo avervi fatto vedere l'installazione delle grigliette, vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, anche se in realtà probabilmente se avete questo casco non vi sarà piaciuto. Con 3,50€ su AliExpress potete andare a risolvere, ecco. Rimango sempre convinto che fosse una roba da risolvere in partenza a carico degli ingegneri, però visto che non l'hanno fatto, o vi beccate gli insetti in faccia o risolvete voi. Detto questo, ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao fans!